Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo della rappresentazione grafica in un foglio di calcolo. Noi usiamo LibreOffice Calc, ma con Microsoft Excel è la stessa cosa, della funzione del seno e del coseno. Allora, prima dovremo avere i gradi, sono 360 gradi, l'angolo giro, però siccome le funzioni seno e coseno nei fogli di calcolo vogliono i radianti, noi faremo la conversione. Allora, impareremo così come si può fare un riempimento automatico, perché qui vorremmo i gradi da 0 a 360. Ovviamente, invece di scriverlo manualmente, che cosa fa? Si può fare. Si seleziona, noi selezioneremo, siccome la prima riga è l'intestazione, poi c'è il grado 0, invece di arrivare alla riga 360, noi arriveremo alla 362, perché c'è una riga occupata dall'intestazione della tabella e una riga che sarà il grado 0. Si selezionano tutte le celle 360, poi, mentre in Excel all'interno della barra home si va da questa parte qui a destra nella sezione dati e c'è la voce riempimento di serie, invece è la stessa cosa, in LibreOffice Calc si va nel menu foglio e c'è sempre la voce riempicelle, serie. E gli si dice di inserire una serie che va da un valore 0, 0 gradi, a un valore 360 gradi con un incremento 1. Che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo semplicemente, velocemente scritto 360 numeri perché i gradi sono 360, selezionando 360 praticamente caselline e andando in LibreOffice Calc in foglio riempimento, riempicelle di serie. E invece in Excel si va nella barra strumenti home, a destra c'è la sezione dati, c'è la voce riempi serie. Dobbiamo fare la conversione fra gradi e radianti perché la funzione seno e coseno dei fogli di calcolo vogliono i radianti. Come si fa nei fogli di calcolo per aggiungere una funzione si fa uguale e la funzione si chiama proprio radianti. Aperta parentesi, convertimi in radianti ciò che c'è scritto in questa cella. Chiudi parentesi e facciamo invio. Per convertire tutti i 360 gradi con il riempimento automatico è sufficiente fare doppio clic. Ed ecco che abbiamo convertito tutti i gradi in radianti. Ovviamente i 360 gradi vanno da 0, poi vediamo, fino a 6,28 che sarebbe 2 pi greco, cioè sarebbe il pi greco 3,14 per 2. Questa è la conversione con la funzione radianti, semplicissima, basta selezionare la casellina, la cella dei gradi e poi fare doppio clic. Allora, vediamo che cos'è il seno. Per fare la funzione seno, molto semplice, si fa uguale sen, vedete che in altre applicazioni di solito è sin, ma in questo caso è sen, aperta parentesi, che cosa? Sen dell'angolo di radianti 0. Facciamo chiusa parentesi, invio, e anche qui facciamo doppio clic ed ecco che abbiamo il seno di tutti i 360 gradi dopo che li abbiamo convertiti in radianti. Ovviamente il valore del seno va da meno 1 a 1. Noi vediamo se lo ritroviamo l'1, vedete che mano a mano che si modifica l'angolo, l'abbiamo trovato, vedete arriva l'1 e poi meno 1 perché ci sono, no? L'angolo giro 360 gradi e noi dobbiamo prendere i quattro quadranti degli assi cartesiani, quindi passa da un valore positivo e negativo. Allora, adesso che cosa possiamo fare? Semplicemente selezionando tutta la colonna, noi andiamo, e lo possiamo fare anche in Excel, la stessa cosa, nel pulsante dei grafici. E gli diciamo di fare un grafico ovviamente delle linee, perché noi vogliamo una rappresentazione grafica del seno, della funzione del seno, e gli scegliamo le linee solo linee. Poi andiamo successivo, e questo per esempio ci sta bene, vedete la prima riga è una didascalia, ricordiamoci, se no si sbaglia e ci mette una parola al posto dei dati. Poi facciamo ancora successivo e ci dice che per esempio deriva questo grafico dalla colonna C, vedete, dalla riga 2 alla 362, cioè 360 gradi. Facciamo ancora successivo, potremmo dargli tutto il titolo, lasciamo perdere, no? Le cose testuali sono facili. Facciamo fine ed ecco che vediamo che anche in Excel, se noi facciamo il grafico della funzione seno, viene la familiare sinusoide e sappiamo che il seno, appunto, diciamo, passa, se noi lo rappresentiamo all'interno degli assi cartesiani, per il punto 0, cioè l'incontro fra le x e le y. Questa è la familiare,
sinusoide, perché passa da valori negativi a positivi, che sempre rappresenta il seno, ma anche il coseno. Allora, siccome lui ci ha messo il grafico nella stessa pagina, noi vogliamo il grafico, lo selezioniamo, facciamo tasto destro, taglia, e lo mettiamo in un foglio nuovo. Doppio clic, questo foglio lo chiamiamo grafici, appunto. Grafici, facciamo invio. Mentre questo foglio lo chiamiamo valori, per esempio, e facciamo invio. Nel foglio grafici lo incolliamo ed ecco che ci viene, come vedete, il grafico della funzione seno in blu. Ma facciamo adesso anche il coseno, allora. È semplicissimo perché se c'è la funzione gradi che passa da radianti a gradi, la funzione radianti che passa da gradi a radianti, la funzione seno c'è anche la funzione coseno. Quindi scriviamola. Facciamo uguale cos, aperta parentesi, dammi il coseno di questo grado in radianti. Chiusa parentesi, invio e come sempre facciamo doppio clic per riempire tutte le 360 linee. Come vedete, anche il coseno ha un valore che va da meno 1 a 1. Ovviamente, se noi andiamo nel foglio dei grafici e lo selezioniamo, noi possiamo fare tasto destro. E poi possiamo fare modifica e comprendere che quando mi appare la barra relativa proprio ai grafici, noi ci consente di fare delle modifiche. Noi adesso aggiungeremo, per esempio, se ce la facciamo, un attimo che si quando mentre registro i video, ovviamente il computer ha delle difficoltà, perché sta contemporaneamente tenendo aperte tutte le finestre e più registrando il video. Vediamo un attimo. Noi che cosa faremo? Faremo la modifica e noi aggiungeremo praticamente il coseno per poter vedere due linee. Lo possiamo fare forse così. Vediamo. Adesso un attimo. Se no, noi possiamo tranquillamente guardate, possiamo selezionare queste due colonne, quella del seno e quella del coseno, poi andare un'altra volta per dire che l'area del grafico è rappresentata dalle due colonne, andare un'altra volta, cliccare sul pannello dei grafici, scegliere la linea perché noi le sinusoidi del coseno e del seno le vogliamo rappresentate in linea, solo linee, andiamo avanti, successivo, questo lasciamoglielo fare tutto da lui, successivo. Vedete che i valori adesso sono stati modificati, successivo facciamo fine ed ecco che vedete che finalmente noi abbiamo le rappresentazioni delle due funzioni, il seno in blu, il coseno in arancione e come vedete le due sinusoidi sono traslate di pi greco mezzi. Nella rappresentazione per esempio dell'asse cartesiano il seno passa per l'incontro dell'xy, cioè il punto 0, 0. Mentre la rappresentazione del coseno passa ad esempio per il punto 1 delle asse delle ordinate. Se diciamo c'è un maggiore interesse riguardo a questo argomento, io lascerò delle risorse sotto il video, troverete delle altre risorse, sono testuali ai video, c'è un altro video nel nostro canale in cui si parla di seno e coseno con GeoGebra. E il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero che vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.